Sarei così io nel regno di Oz. E adesso che faccio? Aspetto Dorothy. È la storia di un mago, conoscevano tutti le capacità, il talento che aveva nello scoprire il problema dalla verità. Un bel giorno al suo regno fatato da tre personaggi venne disturbato. Cuore, cervello, coraggio, ad ognuno di loro mancava un ingranaggio. Uno è l'uomo di latex, vuole un cuore, cerca l'amore, l'amore. Ma ogni donna è una ex e continua a subire e godere al dolore, dolore. Ma basta che il mago gli fa notare che l'atteggiamento di sottomissione è un amore sbagliato, non serve un cuore, ma meno torture e più fare all'amore. Sono il mago di Oz, il mago di Oz, il mago di Oz, io. Vieni a chiedermi un co, vieni a chiedermi un co, vieni a chiedermi un consiglio. Ti dirò che si può, ti dirò che si può, ti dirò che si può, zio. Io nel regno di Oz, nel regno di Oz, nel regno di Oz, zio. Al cospetto del mago si presenta un secondo personaggio, un leone possente con tanta paura, zero coraggio. Lui vorrebbe cacciare di più, ma davanti la preda non conclude niente. La sua testa risponde, ma sembra che il corpo laggiù resti indifferente. Così il mago capisce ed esclama: non sei cotardo, ma un leone impotente. Prende una pillola azzurra mentre racconta la storia di quel presidente. E si presentò perché aveva problemi con molte persone. Una 17enne, nipote di un uomo molto influente, al quale doveva un favore urgente. Non poteva restare indifferente, non sapeva che era una minorenne. Ma il mago risolve ed oggi quell'uomo si fotte tutti continuamente. Sono il mago di Oz, il mago di Oz, il mago di Oz, io. Vieni a chiedermi un co, vieni a chiedermi un co, vieni a chiedermi un consiglio. Ti dirò che si può, ti dirò che si può, ti dirò che si può, zio. Io nel regno di Oz, nel regno di Oz, nel regno di Oz, zio. Da lontano un terzo tizio si vedeva che non aveva alcun vizio. Era triste e magro, il mago fece un cenno, lo chiamò con un fischio. Tu chi sei? Lo spaventa passera. Chissà perché, l'avevo già capito. Non ti preoccupare tanto, passera, era la frase che usava di rito. A te serve un cervello perché col pisello non riesci a comunicare. Ma il problema è proprio questo, dovresti parlare di meno, scopare di più, cambiare il tuo look, levare il cappello, tirare i capelli un po' giù. Il cervello di un uomo non sta nella testa, ma resta in un box nelle parti sud. Sono il mago di Oz, il mago di Oz, il mago di Oz, io. Vieni a chiedermi un co, vieni a chiedermi un co, vieni a chiedermi un consiglio. Ti dirò che si può, ti dirò che si può, ti dirò che si può, zio. Io nel regno di Oz, nel regno di Oz, nel regno di Oz, zio. Sono il mago di Oz, il mago di Oz, il mago di Oz, io. Vieni a chiedermi un co, vieni a chiedermi un co, vieni a chiedermi un consiglio. Ti dirò che si può, ti dirò che si può, ti dirò che si può, zio. Io nel regno di Oz, nel regno di Oz, nel regno di Oz, zio. Yeah.